Niccolò Nisivoccia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti. E i nostri ascoltatori sono qui insieme con me per ascoltare le parole del nostro ospite Niccolò Nisivoccia per attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro intitolato Il silenzio del noi, libro pubblicato da Mimesis, Accademia del Silenzio. In quarta di copertina leggo che Niccolò Nisivoccia, avvocato, scrittore, collabora con il quotidiano Il Manifesto, con Il Sole 24 Ore, autore oltre che di diverse pubblicazioni scientifiche, di tre raccolte poetiche sulla fragilità e poi Variazioni sul vuoto e 2 anni fa Quasi una cosmologia. È coautore con Adolfo Ceretti del Diavolo mi accarezza i capelli del 2020. E adesso entriamo in questa parola, attraverso il pensiero di Albert Camus che è qui presente in esergo. La tragedia non è essere soli, ma non poter esserlo. A volte darei tutto per non essere più in alcun modo legato al mondo degli uomini, ma io sono parte di quel mondo e la scelta più coraggiosa è di accettarlo e di accettare contemporaneamente la tragedia. Che cosa ci dicono queste parole, Niccolò Nisivoccia? Queste parole ci dicono, così come ce lo dice il pensiero di Camus, che è un autore che amo moltissimo da sempre, da quando ero un ragazzino, ci dicono che si può essere solitari e solidali al tempo stesso, si può essere solitari e solidali insieme. Questa è una grande lezione per Camus, è una lezione che lui ci ha lasciato attraverso le sue opere, ma attraverso anche la sua stessa vita. Ed è una lezione, è un'affermazione molto allineata rispetto a quello che cerco di dire in questo libro, rispetto a ciò di cui cerco di parlare in questo libro e rispetto al senso che provo a dare al silenzio per come lo intendo in questo libro. Nel senso che il silenzio certo è solitudine, è anche solitudine, ma la solitudine non esclude le parole né la comunità. Il silenzio è un luogo nel quale le parole possono essere, è un po' come la poesia, alla quale non a caso nel mio libro dedico un capitolo specifico, come la poesia scava dentro di sé nel silenzio per ricavarne parole che poi si aprono per loro natura all'altro, all'alterità. Ecco, in questo senso si può essere solitari e solidali al tempo stesso. E poi sono parole, queste di Camus, che nelle mie intenzioni volevano subito dare un po' il senso e la temperatura di questo libro, sempre nelle mie intenzioni, perché è vero, questo è un libro sul silenzio, lo dice il titolo, lo dice la collana nella quale è collocato, lo dice il fatto stesso che è un libro che nasce da un invito, nel senso che mi era stato chiesto di scrivere un libro sul silenzio. Ma questo silenzio io ho cercato di declinarlo nelle sue possibili accezioni politiche, nelle sue possibili accezioni, implicazioni sociali, quindi politiche e sociali, prima ancora che esistenziali. E questo quindi è un libro nelle mie intenzioni, soprattutto politico. Nel titolo Il silenzio del noi, quel noi ha perlomeno la stessa importanza, è una parola alla quale va data la stessa importanza che va data al silenzio, perché è proprio intorno a quel noi che ruotano i significati principali di Ed è questo libro. proprio intorno a quel noi che sentiamo la fragilità del noi, leggendo queste pagine, perché questo è un libro altamente politico, nel senso più bello del termine, ovviamente. Ed è un libro che ci permette di guardare indietro la nostra storia recente, perché lei parte proprio dalla storia italiana quando venne rapito e poi ucciso Moro. Giorni di tensione, anche giorni di silenzio. Poi invece tutto questo sarebbe stato dimenticato perché l'Italia avrebbe vissuto pagine straordinarie non per la politica ma per lo sport. E poi ci ricorda la caduta del muro,
ci ricorda che la storia ci attraversa. E allora, se tutto questo ci attraversa, viene di fatto chiedersi: ma perché allora un libro sul silenzio? Allora, chi è forse che pur parlando questo silenzio lo ha creato? È forse il fallimento di una generazione, quella dei nostri padri, è il fallimento della nostra generazione, e che non ha saputo parlare, usare per così dire, come si direbbe in psicoanalisi, usare delle parole parlanti, oppure usare delle parole utili, invece usare delle parole vuote. Sono queste le parole che hanno creato questo silenzio in noi? Trovo molto belle le cose che ha appena detto. Partiamo, il libro comincia, il primo capitolo si apre sul passato, è vero. Diciamo così, il libro nasce da una constatazione che riguarda il presente e che con questo qui c'è anche il significato del titolo, il silenzio del noi, nel senso che il noi oggi è completamente silente. Il noi come soggetto, inteso come soggetto collettivo, come pensiero comunitario, è una dimensione che a me effettivamente sembra, e non soltanto a me, completamente scomparsa dalle nostre vite, dal nostro tempo, dal nostro orizzonte, soppiantata da un io sempre più traripante. Enzo Traverso ha appena pubblicato un libro che si chiama proprio La tirannide dell'io. E poi c'è il noi come oggetto, cioè come una dimensione a sua volta costitutiva del silenzio, senza il quale il silenzio è destinato a perdere la sua stessa ragion d'essere. Il silenzio, per come lo intendo io, è uno spazio nel quale le parole altrui possano essere ricevute e possono trasformarsi in parole nuove che a loro volta gli altri possano vedersi restituite. Ecco, se eliminiamo la dimensione del noi, questo valore relazionale del silenzio viene meno per definizione. A me sembra appunto che questo valore si sia completamente perso. A partire da quando? Perché quando si è perso questo valore? Qui c'è l'apertura del libro su quegli anni di Moro. Un'apertura, quel capitolo con il quale il libro inizia è un capitolo che ha un valore anche generazionale, perché c'è un'immagine subito, che è quella di un bambino mano nella mano con suo padre, un padre silente. Negli anni della morte di Moro. E beh, evidentemente è un fatto generazionale perché è chi è nato tra gli anni, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, che era bambino quando è morto Moro. E quella è la mia generazione, la generazione alla quale appartengo, la generazione nella quale i nostri padri effettivamente erano silenti, parlavano molto meno di quanto parliamo noi oggi, di quanto parlano i padri di oggi. E, diciamo che non siamo stati capaci, ecco, diciamo così, erano anni in cui la società, la politica erano piene di confronti, di discussioni, molto più di quanto non lo sono oggi. Erano gli anni in cui esisteva ancora un noi più grande di tutti i suoi io. Oggi a me sembra che non ci siano più confronti, discussioni, dialoghi, ci sono soltanto monologhi, discorsi monologanti nei quali ognuno parla soltanto per sé, di sé, E allora con sé. questo discorso che è autoreferenziale, no? C'è questo io preponderante. Basta anche sentire le nostre conversazioni, no? Quante volte diciamo io. Ma allora lei parla di questo io che ha cominciato ad ammalarsi. E come sta? Qual è la, a che stadio è la malattia del nostro io oggi? Ma è quello che stavo dicendo, appunto. Io non voglio dare l'impressione di rimpiangere le No, di ideologie, non è questo certo, il no, punto, anzi, nel perché poi senso le che non le sto. ideologie vanno riviste, riconfrontate, ripesate, perché poi stando nell'ideologia, ahimè, abbiamo visto che cosa poi esce fuori stando in una ideologia. Bisogna avere la cassetta dei cosiddetti attrezzi culturali che faccia allargare il nostro sguardo e che l'io vada verso un noi. Bisogna, infatti, questo è il punto. A me sembra che
senza rimpiangere le ideologie e le degenerazioni che le ideologie hanno portato con sé, però quello che è vero, e che mi sembra certo, è che la scomparsa, il crollo delle ideologie ha lasciato un vuoto e semplicemente noi, cioè la generazione successiva a quella dei nostri padri, non siamo stati capaci di riempirlo, perlomeno non siamo stati ancora capaci di riempire di qualcos'altro che non fossero i nostri individualismi. A che punto sia la malattia del nostro io, non lo so, però sicuramente il nostro è un io ancora malato. Guardi, le faccio anche un esempio che mi riguarda molto da vicino, perché io sono un avvocato. Le faccio un esempio che riguarda il diritto. Se c'è una cosa che caratterizza la produzione legislativa di questi ultimi anni è la sua sovrabbondanza, la sua incontenibilità vera e propria. Vengono emanate leggi in continuazione, c'è una legge per tutto, per tutti, per ognuno. E perché? Perché tutti ne reclamano una in continuazione. Ciascuno vuole una legge per sé. I diritti si sono trasformati in pretese, ciascuno pretende per sé, ciascuno pretende il riconoscimento di un proprio diritto. E questa pretesa nasce dalla presunzione, di nuovo, di pensare che il proprio io coincide con l'io di tutti, che la complessità del mondo possa essere ridotta alla misura del proprio sé. Allora io non so a che punto sia, stavo dicendo questa malattia, però so che il nostro io è ancora malato. Si tratterebbe, questo è il punto, di provare a trovare una nuova direzione di senso, un nuovo orizzonte di riferimento nel quale appunto quello che facciamo, quello che diciamo, i nostri singoli gesti possono proiettarsi verso un'altra direzione, verso un futuro che li faccia respirare, verso il mondo, verso che diventino qualcos'altro rispetto a quello che sono in questo momento. Il silenzio del noi può, da questo punto di vista, aspirare a diventare a sua volta un elemento costitutivo di una nuova ideologia. Quindi, dando la parola ideologia senza timore, possiamo anche usarla questa parola, penso che non dobbiamo neanche averne troppa paura se ci liberiamo, se la liberiamo da tutti i pesi che si porta appresso. Una nuova ideologia intesa come espressione di un sentimento di solidarietà umana e terrena, di fraternità laica, equivale a quello che stavo dicendo all'inizio sulle parole Lei all'inizio di questa conversazione ha detto che questo è un libro politico e adesso entriamo a respirare la politica, che proprio in questi giorni, no? La politica, il suo silenzio, la sua assenza, come la politica tradisce il suo essere, la sua ragion d'essere, e come possiamo uscire da questo tradimento? Lei, in questi giorni, che posizione ha verso la politica? A me sembra, beh, mi viene da dire due cose. La prima è, non soltanto in questi giorni, ma in generale, la politica da molti anni ormai è diventata una cosa svilita. A me sembra che la politica da molti anni abbia ormai tradito i suoi fini, quelli che dovrebbero essere i suoi fini, i suoi principi. Nel senso che la politica è diventata semplicemente una forma di amministrazione tecnica dell'esistente. È una formula questa non mia, ma che usano molti politologi. Si preoccupa soltanto di quello che succede oggi o di quello che può accadere domani mattina. Manca completamente appunto un orizzonte più ampio, un orizzonte del noi, che vada oltre il domani. E poi, e questa è una considerazione, la seconda considerazione è che la politica mi sembra diventata anche molto cattiva, nel senso che al massimo l'unico noi che riusciamo a immaginare è un noi fondato su un'identità che esclude comunque sempre qualcun altro. Lo stiamo vedendo in questi giorni, che sono giorni anche un po' ipocriti da un certo punto di vista.
ci sono molte parole che vengono dette, ma spesso prive di significato reale. Vedo qui una sottolineatura e desidero condividerla. La politica ha smesso tanto di sperare, quanto di offrire speranze. E figuriamoci le utopie. Eh sì, le utopie, se vogliamo, non proprio le utopie, almeno l'essere visionari, la politica non se lo può più concedere, perché forse non è capace. E lasciando la politica, forse non siamo nemmeno capaci noi di essere in qualche modo visionari, credere nella speranza. Ma sto parlando di quella speranza che un tempo si chiamava la docta spes, non una speranza così plastificata da vetrina. E qui la parola ci può venire in aiuto a questo punto per costruire, Nicolò Nisivoccia, un silenzio rinnovato. Ma guardi, lei ha citato, intanto fa riferimento all'utopia. Io sono un grande fautore dell'utopia, nel senso che l'utopia è uno slancio, e noi lo sappiamo. Cito nel mio libro una pagina di un bravissimo sociologo che si chiama Paolo Jedlowski sull'utopia, che dice proprio queste cose. Noi sappiamo che l'utopia in quanto tale non è destinata a realizzarsi su questa terra, ma questo non significa che l'utopia non possa comunque essere una categoria politica, appunto perché l'utopia è uno slancio, è una direzione di senso. L'utopia è una forma di immaginazione, e l'immaginazione a sua volta, secondo me, è una categoria politica, è un valore politico, perché senza immaginazione non si può costruire un futuro. E costruire un futuro è quello che appunto dovrebbe fare la politica. Come si costruisce un futuro? Attraverso gesti e attraverso parole, appunto. Parole che però abbiano un significato, parole che siano dense di significato, alle quali poi seguano dei gesti coerenti, delle parole piene, delle parole vere. C'è un verso di una bravissima poetessa argentina che si chiama Alejandra Pizernik, che dice: desidero un silenzio perfetto, per questo parlo. E questo verso vuol dire proprio questo, probabilmente, che non c'è una contraddizione fra parola e silenzio, fra parole e silenzi. Il silenzio è fatto anche di parole. Il silenzio è fatto per accogliere parole, però per parole che abbiano un senso. E qui la parola retorica, dobbiamo dare alla retorica un significato, anche un significato nuovo, no? Per venire incontro alla citazione che lei ci ha detto della poetessa argentina. Dobbiamo dare alla retorica un significato nuovo, ma certo la retorica, beh, insomma, la politica è fatta di confronti, è fatta di dibattiti. Per cui ci dicevo all'inizio, la generazione dei nostri padri, padri che parlavano molto meno rispetto a quanto parliamo noi oggi, ma erano anni quelli di cui si parlava tantissimo. La politica si costruisce attraverso il confronto, attraverso tantissime parole che si incontrano le une con le altre. La retorica, la politica è anche arte della retorica. Certo. E questo libro attraversa la politica, l'arte, la letteratura, seppure attraverso queste poco meno di 100 pagine. E vorrei, prima di chiudere questa conversazione con Nicolò Nisivoccia, raccontare il silenzio, possiamo dire, ricostruito, quello di Marina Abramovic in una sua performance. Sì, è uno dei due silenzi che porto come esempio di quello che può essere appunto un silenzio aperto verso l'altro, un silenzio costruttivo. Due silenzi: uno è quello, un silenzio politico in senso più stretto, è il silenzio che aveva dato forma a quegli incontri poi testimoniati da un libro. Il libro dell'incontro, incontri tra autori, tra vittime responsabili della lotta armata negli anni 70, ma
lei mi chiedeva di Marina Abramovic. L'altro silenzio è quello appunto che invece riguarda Marina Abramovic, l'incontro fra Marina Abramovic e Ulay a New York nel 2010 nel corso di una performance che si chiamava The Artist is Present, una performance di Marina Abramovic. Anche Ulay è un performer, ma questa performance in particolare era della Abramovic e consisteva in questo, nel fatto che Marina Abramovic trascorreva 7 ore al giorno seduta su una sedia davanti a un tavolo vuoto al quale i visitatori potevano sedersi a turno, uno alla volta, e rimanere in silenzio di fronte a lei per qualche minuto. A un certo punto al tavolo compare Ulay. Lui e Marina Abramovic avevano vissuto una grande storia d'amore molti anni prima, adesso non si vedevano da più di 20 anni. Ecco, quei pochi minuti nei quali si ritrovano per la prima volta dopo tutto questo tempo, durante i quali non succede niente, sono minuti durante i quali al tempo stesso succede tutto ciò che deve succedere fra due persone che sentono di dover colmare un'assenza lunghissima, una mancanza infinita. Sono minuti potentissimi, secondo me, che si possono trovare e vedere su YouTube. Sono minuti di silenzio, nei quali il silenzio raccoglie tutte le parole che avrebbero mai potuto essere dette, facendole proprie, ma senza pretendere di dirle subito, di trasformarle subito in parole. È un silenzio, dico nel mio libro, che assomiglia quasi a un patto, a una promessa. È un silenzio che proviene dal passato, ma si proietta nel futuro. Ed è un silenzio che lascia intravedere, come anche l'altro silenzio di cui parlo come esempio, lascia intravedere l'enorme forza, la potenza che il silenzio stesso può assumere come pensiero accomunante, ecco, come dicevo prima, come strumento del desiderio, di apertura verso il mondo e nel suo valore dialogico e relazionale. Come quell'incontro straordinario nella sua potenza e nel suo coraggio, l'incontro di chi per esempio ha sparato e di chi ha perso un familiare, tanto per citare uno dei tanti incontri, quello tra Agnese Moro e Adriana Faranda delle Brigate Rosse. Ecco, anche qui, o soprattutto qui, queste voci che sembrano così dissonanti e questo silenzio così che potrebbe essere carico di tensione, a volte anche di odio, di avversità in mille forme, e invece trova una virgola e da lì si incanala in un dialogo che è nato semplicemente dal silenzio che non è stato un semplice silenzio vuoto, ma un silenzio di molto difficile, come lo racconta negli incontri Agnese Moro, molto difficile, perché sì, Non si vuole arrivare al perdono, si vuole arrivare a una giustizia e si vuole arrivare a essere anche qui molto razionali di fronte al colpevole che col tempo forse rappresenta qualcos'altro, non più solamente un colpevole. E questo è un atto di straordinario coraggio e intelligenza, non solo politica ma culturale, umana, sociale, possiamo mettere tutti gli aggettivi che vogliamo. Cosa ne pensa? Questo incontro tra Agnese Moro e Elena Faranda è uno degli incontri appunto di cui testimoniati dal libro dell'incontro di cui parlavo prima. Il libro dell'incontro è un libro uscito qualche anno fa, è importante dirlo, a cura di Adolfo Ceretti, Claudia Mazzuccati e Guido Bertagna, che sono un criminologo, un penalista e un teologo gesuita. Cosa hanno fatto per anni? Praticamente in segreto, perché nessuno lo sapeva, erano pochissimi a sapere, fra questi per esempio il cardinale Martini. Cosa hanno fatto per anni in segreto Adolfo Ceretti, Claudio Mazzuccato e Guido Bertagna? Hanno promosso una serie di incontri tra vittime responsabili della lotta armata in Italia negli anni 70. E sì, era la prima volta che succedeva, era la prima volta che qualcuno elaborava anche soltanto un'idea di offrire ai protagonisti di quel pezzo di storia un'occasione per provare a ricomporlo insieme, quel pezzo di storia, faccia a faccia, un po' sul modello di quello che aveva fatto la Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione alla fine dell'apartheid. Il modello più alto era quello, è un modello di giustizia riparativa.
Io, ecco, consiglierei a tutti di leggere quel libro. Quello che è certo è che quegli incontri, che veramente secondo me hanno squarciato un velo nella memorialistica della lotta armata in Italia, e forse non soltanto in Italia, non sarebbero stati possibili senza un silenzio che accogliesse da parte di ciascuno dei protagonisti le parole degli altri. E non era semplice, perché appunto le parole degli altri erano proprio le parole di quello che fino a poco tempo prima poteva essere, era stato un nemico, no? Vittime e responsabili della lotta armata a confronto tra loro. Niccolò Nisivocio, autore del saggio Il silenzio del noi, il saggio pubblicato da Mimesis per la collana Accademia del Silenzio. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni mi fa compagnia un libro che è appena uscito, un vecchio libro ripubblicato da Cortina, La vita a proposito di questi temi di cui stiamo parlando. Ce l'ho qui davanti a me, tra l'altro, in questo momento, La vita comune di Zvetan Todorov, sottotitolo L'uomo è un essere sociale. E qui, per certi aspetti ritorniamo proprio negli argomenti del suo libro, perché l'uomo è un essere sociale e quindi deve fare di questa socialità un punto molto importante, no? E qui c'è la richiesta su che cosa significa esattamente essere uomo e essere animale sociale. Significa, beh, secondo io di questo sono molto convinto, significa che non esiste un io senza un tu, ecco, per dirlo in una parola, in due parole, non esiste per nessuno di noi una vita che possa dirsi tale senza appunto un tu con il quale si possa entrare in dialogo e in rapporto. Grazie davvero, Niccolò Nisivocio, del tempo che ci ha dedicato e buona giornata. Grazie a lei e a voi. Arrivederci.